Ed eccoci qua in diretta, ragazzi, con questa rubrica nuova che si chiama Vale Retro, da un'idea dell'amico Fabio Danna che poi citerò. Parliamo oggi di giochi brutti e la prima vittima di questa rubrica, che vittima sia, è il Commodore 64 e il gioco in questione è il famosissimo per modo di dire, e Vigilante. Allora, Vigilante è un gioco molto bello, ma non nella sua versione Commodore 64, che naturalmente è Use Gold. Leggete un po' che cosa succede. Tutto scritto chiaramente, non c'è un minimo di... Ok. Gli skinhead rapiscono Madonna. Madonna nel gioco è Madonna vera la cantante, o almeno una persona che ci somiglia molto. Credo abbiano pagato anche i diritti. E bisogna andare a liberarla. Ok, cominciamo a inorridire. Intanto, innanzitutto cominciamo dicendo che il gioco è del 1989, quindi non stiamo parlando di un gioco degli inizi del 64, quindi la grafica è davvero poco giustificata, insomma, basta paragonarlo a Kung Fu Master, che è stato fatto molto prima chiaramente, e che anche quello è la rivoluzione di un arcade più semplice, per carità. Ma insomma, quando questo titolo uscì nelle sale giochi, era uno dei primi titoli che parlava di botte, ma era lontano dal, mamma mia quanti glitch grafici, era lontano dal Giappone, che non era un male, cioè noi ci rivedevamo molto in queste cose, in questo personaggio, no? Renegade doveva ancora venire, però somigliava moltissimo a uno dei personaggi dei Guerrieri della Notte. Cioè, le varie band, le varie gang che andavate incontrando, da noi erano rimaste impresse in questo film meraviglioso che è Warriors, vi consiglio assolutamente, anche per la colonna sonora di Joe Walsh. Ma è uno dei film che ha segnato la mia vita praticamente, quindi, con le sue bellissime battute. Quindi noi con Vigilante pensavamo di trovarci immersi in quell'atmosfera newyorkese delle botte, invece ci trovammo davanti questa sottospecie di, boh, come definirlo? Cioè, non c'è un, non sto, guardate, sto giocando veramente al minimo, perché è veramente brutto. Adesso c'è il boss, che è di una difficoltà impressionante, perché non si capisce nemmeno cosa bisogna fare. Vedete, cioè mi toglie l'energia e basta. Devo stare abbassato e ogni tanto rifilargli qualche calcione. Ma lui ve ne dà molti di più e quindi finiamo secchi. Vedete? Cioè non c'è proprio modo di... Tra l'altro disegnato malissimo. Non è che fosse proprio bello bello nell'originale, però... l'unica cosa che ci fa ricominciare da qui, però è poco utile, perché guardate, o uno trova il ritmo ma deve trovarlo proprio giustissimo, se no è finita. Ecco qua. Vabbè, abbiamo perso. Mi scuso della partita pessima, ma veramente giocarci è un parto. E adesso magari con la seconda partita vi dimostrerò che... No, penso che vi dimostrerò niente, perché il gioco fa talmente schifo che non c'è modo di salvarlo proprio. Nel frattempo voglio vedere un pochino, ringrazio le persone che mi stanno seguendo. Ciao Maria, grazie dell'attenzione, anche se il gioco è una porcheria. Vediamo dove ci porta questa rubrica. Voi tra l'altro vedete anche leggermente in differita, io vedo in diretta. Eccoci qua, allora andiamo. Ok. Aspettate che adesso riesco magari a leggere anche qualcos'altro sulla chat, però non voglio mettere in pausa perché non voglio togliervi la cosa, togliervi l'emozione di vedere la diretta. Tra l'altro questi nemici credo siano casuali, veramente casuali, perché arrivano, naturalmente vogliono colpi diversi, ma arrivano in maniera non, sicuramente non uguale alla precedente partita. Tra l'altro ragazzi, notate, se ci riesco, notate il salto a piedi giunti. Ah no, no, c'è un nunchaku in mano che non serve a niente, guardate, guardate il nunchaku.
Olè. Ah no, proprio contro questi serve, dai. Quindi questi li buttiamo giù. Vediamo se serve anche contro... Ok, già mi ha preso. Come potete notare, ecco. Ho fatto di tutto per liberarmi, non ci sono riuscito. Come vedete il sistema è molto simile a quello di Kung Fu Master, che però è un capolavoro. Tanto per fare il salto in diagonale devo premere dall'inizio in diagonale, non posso premere soltanto in alto, sarebbe stato troppo bello. Quindi sono costretto per fare il salto a premere direttamente il fire e su. E non è detto che ci riesca sempre. A volte mi esce quel pugno schifoso, che è quello che mi ha condannato a perdere prima. Ora lo aspetto, vediamo se riusciamo a farlo fuori, perché vorrei fargli vedere il secondo livello, sono impaziente. Tanto il gioco è pure a caricamento multiplo, quindi quando vi buttano all'aria dovete pure ricaricare tutto il gioco da capo. No, non da capo, guarda, dovete ricaricare il livello da capo. Ok, scusate lo spammone del calcio, ma altrimenti non penso vedremo mai la fine, ecco, per esempio. Non c'è modo di andare in sincronia perché... Ok, perso di nuovo. Vabbè, proviamo con la terza partita, nel frattempo vediamo che cosa ci dicono. Sì, rido anch'io, ma veramente, guardate. È una di quelle porcherie... Ok, allora, ricominciamo, vediamo se riusciamo a vedere il secondo livello. Non ve l'assicuro, ragazzi, perché è veramente una cosa terribile. Accetto suggerimenti per i prossimi, perché devo essere sincero, una volta i giochi non erano così brutti. Oggi troviamo migliaia di titoli brutti, ma quando uscivano prima non venivano mai completamente demoliti dalla critica, perché ogni piccolo gioco conteneva un po' di innovazione, cosa che nei port poi invece saltava. E questo è un esempio di come vendersi una licenza. Tra l'altro, io questo gioco purtroppo ce l'ho originale, dovete sapere. Non l'ho trovato in nessuna cassetta edicola, ma l'ho comprato in un negozio che vendeva queste cose a Taranto, cioè che vendeva videogiochi. Una volta che sono andato a trovare una zia, penso che sia stato l'89 o il 90. Sì, 89, mia sorella ha 12 anni di differenza con me, quindi sì, me la ricordo piccolissima. E insomma, questa cocente delusione uscì fuori da questo viaggio a Taranto, dove in questo negozio di videogiochi comprai questa porcheria. Ancora oggi lo ricordo con terrore, quando lo misi dentro il nastro. Dietro la scatola non si capiva niente, come sempre. Non si capiva che il gioco facesse così schifo, altrimenti non penso che nessuno avrebbe mai provato a comprarlo, però... Successe che quando hai 12 anni nemmeno ti appassioni a queste cose, e quindi da lì. Tanto poi, questo fu uno degli ultimissimi titoli che io comprai per il Commodore 64. Anzi, forse lo comprai già in previsione di prendere l'Amiga, non mi ricordo questa cosa, però credo che questo gioco fu proprio l'ultimo lampo del Commodore 64, perché poi forse la stessa estate di quell'anno passai all'Amiga, non me lo ricordo, ragazzi, però insomma, mamma mia, questo grigio terribile, la paletta è una schifezza, non si capisce perché a un certo punto è colorato verde. Niente, continua a prendere sganassoni. Niente, va benissimo, ok. No, voi se ne prendete una siete costretti a morire, perché questo col cavolo che se ne scappa, proviamo a scappare noi, vediamo che succede. Ok, ho preso un po' di distanza, vediamo se riusciamo a dargli un po' di colpi, ma non ci riusciamo per niente. Lo stiamo proprio toccando. In compenso lui ci ha menato la grande. Ok. Ah, però almeno siamo lontani, vedi. Mi ricordo che avevo trovato un certo timing per fare questa cosa, ma... Dai! Porca miseria, ma che schifezza! Dai, non si può così! Mannaggia la miseria! Uffa! No, vabbè, non so se devo ridere o se devo piangere. Vabbè, enunciaco, sì, perché non è niente di diverso. Fanno notare che l'avrò pronunciato anche malissimo. È vero. Nunchakun, arma di Okinawa.
che era entrato nella cinematografia con Bruce Lee. Cioè Bruce Lee l'aveva sdoganato in quanto non è un'arma delle arti marziali giapponesi tradizionali, lo trovate a Okinawa appunto per salchiare il riso, serviva. Quindi è del momento in cui, per gli effetti, dovete sapere che l'isola di Okinawa veniva conquistata alternativamente da cinesi, giapponesi, sono passati un po' tutti, e c'era, diciamo, forse un'unica costante, ed è il fatto che a Okinawa c'erano molti più contadini che guerrieri. Quindi le arti marziali di Okinawa sostanzialmente, queste poi si sono sviluppate appunto per i contadini. Siccome c'era il divieto di portare la spada, allora si usavano le cose più, che si avevano più a portata di mano, quindi per esempio il bo, che veniva usato per tirare giù la frutta dagli alberi, è diventato un'arma, e così anche il nunchaku. Però è una cosa che ha sdoganato Bruce Lee, e soprattutto ce n'è una grandissima. Una grandissima prova di Bruce Lee nel film L'ultimo combattimento di Chen, il film che lui ha lasciato incompiuto dove è morto. Quando arriva ad affrontare i cinque maestri, il primo è proprio un maestro di combattimento con arma, che era un suo allievo, il nome non me lo ricordo, ragazzi, ma insomma ne dà una dimostrazione famosissima che poi è entrata nella leggenda. Per cui in tutti i giochi che parlano anche vagamente di arti marziali dell'inizio degli anni 90, fine anni 80, trovate quest'arma. E poi, se ci pensate, era facilissima da rappresentare rispetto alle spade, no? La spada era una linea dritta, e invece questo aveva un minimo di animazione, quindi penso che tutti quanti a casa abbiamo un ciacco di gomma o di legno comprato a San Marino. Allora dovete sapere che queste cose si vendevano soltanto lì. Potremmo fare un'enciclopedia del trash. Non ho perso nemmeno un po' di energia. Beh, questa deve essere una volta buona. Che questa sorta di coso disegnato come un Bud Spencer con una giacca di jeans. Mamma mia, quante botte stiamo prendendo, ragazzi. Cioè, penso che. Allora, dovete sapere che la Use Gold, che poi tra l'altro è l'attrice. L'abbiamo buttato giù! Oh! È l'attrice di questo capolavoro, la Use Gold. E si vantava nelle sue primissime uscite di essere una vera casa di distribuzione americana, nel senso diceva che erano soltanto giochi che andavano bene per gli Stati Uniti. Ora non so se fosse una cosa post-macartista, ma vabbè. Affrontiamo la Junkyard. Mamma mia, guardate lo sfondo, ragazzi, guardate il cielo. Capisco la paletta, ma un grafico lo potevate prendere. Questo l'avrà fatto il programmatore, ragazzi. Tanto che è brutto, mamma mia. Ok, però tanto i nemici saranno sempre gli stessi. Spero che non arrivi qualcuno con la pistola. Io ho paura di come possa essere stata. Il tizio con la pistola possa essere stato passato sul Commodore 64. Comunque anche la copertina del gioco era una delle cose più brutte che avessi mai visto. Eccolo qua un'altra volta, sto coso, mannaggia la miseria, fa più danno che bene, ecco qua, mi sa che me l'hanno anche tolto, no, ce l'ho ancora. Nel gioco originale, dopo un colpo che avete preso, lo perdete. Meno male, mi ha arrivato l'energia almeno, va. Cammino un po' per evitare che si accumulino, non so se sono puntati o no, però ragazzi, veramente è una pena giocarci, che poi per disintossicarmi dovrò, non lo so, boh, vabbè, comunque. Questa colonna sonora, tra l'altro, ricorda moltissimo Robin of the Wood, ve lo ricordate? Che però è un gioco ambientato nella foresta di Sherwood, con questo non c'entra proprio niente, niente, niente. Ecco qua, abbiamo preso il primo colpo. Troppi sprite in giro, avete notato, si è tagliata di netto la linea. Bello, arancione su arancione, ma come è venuto? Mannaggia la miseria, guardate l'ombra viola. Sto rabbrividendo. Sta durando pure troppo questa partita, devo dire, la mia sopportazione è giunta. Qua ci sono due gemelli nell'originale, che qui sono disegnati malissimo. Ma chi è questo? Dove sono i gemelli? Oh. C'è sto tizio che mi sta menando, che io non posso fare niente. Se non continuare a saltare, ok, mi ha menato. Oh, che capirola! Ammazza l'animazione, ragazzi! Ecco, nell'originale ce ne sono due di questi. Qua
L'originale, se volete, lo trovate come on play sul mio... Aspetta, che forse c'era un trucco, lo sapete? Forse funziona lo stesso trucco che funziona con quegli altri, in basso, vedi? Mi toglie un po' di energia ogni tanto, però... Dovremmo averlo steso. Ok, ci credete che questo livello non l'ho mai visto? Quindi un attimo passiamo dagli amici a vedere cosa ci raccontate. Aiuto, non vedo più niente, nessuno. Ok, stage 2 cleared. Non vi vedo più, ragazzi, purtroppo. E non vedo nemmeno la chat, sempre per lo stesso motivo. Ok, livello 3. Andiamo. Risponderò poi, scusatemi. Ah, corso di motociclisti all'inizio. Ok, saltiamo le basta perché non dovrebbero darmi problemi. Arrivano da dietro? No, ok. Già sono finiti i motociclisti, andiamo bene. Vabbè, ok. Ok, però vabbè, col blu siamo messi un pochino meglio. Almeno non vediamo i glitch. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Riesco a mettere in pausa e non c'è la pausa, mi sa. Non voglio premere altri tasti, forse dovessi acchiappare il reset, sono guai. Volevo vedere se riuscivo a ripristinare la chat di lato, che non vedo purtroppo. Però per farlo devo lasciare l'emulatore, quindi mi capirete. Comunque, insomma, d'altro modo stiamo facendo un long play di questo gioco. Non vorrei accadesse mai, però vabbè. 1, 2, 3. Alla fine sono soltanto i boss, una cosa complicata. Il gioco qua corre con una bellezza. Cosa che invece non avviene nell'originale, perché nell'originale l'ultimo livello, anzi il penultimo livello, è veramente complesso, ragazzi. Oh, siamo arrivati al boss di nuovo. Al terzo boss. Quindi ero io che ero scarso da bambino. Il gioco non era così. Lo ciccio, come lo dobbiamo abbattere? Mamma, quante me ne ha date, ragazzi. Mamma mia, ok. Ok, mamma, quante botte, me ne va sta vita sola. Cioè, questo urula e... no, e mi toglie l'energia, vabbè. Ragazzi, non ho troppo tempo da perderci, nel senso che mi ha stirato, va bene, insomma, è bello pesante da digerire questo gioco, eh. Veramente brutto, ma veramente, veramente. E vediamo se riesco a tornare in diretta, a vedere i commenti. Oh, sì, ok. Sì, Bud, beh, però devo dire che assomiglia, eh. Anche se poi nel videogioco originale invece somiglia a tanti personaggi che invece sono legati al mondo dei guerrieri della notte, queste cose qua. Alla fine il gioco è molto ispirato a questa cosa qui. Ok, ragazzi, io concludo questa prima puntata di Vale Retro. Aspetto i vostri suggerimenti e vi saluto. Spero di avervi fatto un pochino ridere, di esservi divertiti come